ci ritroviamo in questo luogo molto suggestivo per la fede, la pietà e anche dal punto di vista paesaggistico nella nostra Maratea, in occasione del 2 luglio, quella che secondo l'antico calendario liturgico era la festa della Madonna delle Grazie, in questo luogo proprio dedicato alla Madonna delle Grazie, un luogo molto caro al nostro illustre concittadino, il Cardinal Casimiro Gennari, che spesso in occasione della conclusione dell'anno catechistico, quando era sacerdote qui a Maratea, si recava proprio qui con i ragazzi per concludere questa esperienza dell'anno catechistico. È sempre un bel momento rivalutare e rivivere questi luoghi così belli dal punto di vista artistico, ma soprattutto per la spiritualità che ci offrono. E allora ci prepariamo alla celebrazione della Santa Messa proprio alla Madonna delle Grazie, perché interceda per noi e ci aiuti ad andare alla grazia, che non è un oggetto ma è una persona, è Cristo Gesù. Credo che sia una giornata da ricordare, perché è stata meravigliosa, potremmo dire in chiave classica che il bello e il sublime si sono incontrati. Il bello, l'armonia, la perfezione, la completezza, il sublime, questo sentimento profondo che commuove ed inquieta, hanno fatto sì che questa fosse una serata magica. Trovarsi qui nel Bosco dei Carpini, quindi sentire quasi la sinfonia che Fraticello Vento va suonando come organo che possa muovere le voci agli angeli e portarli tra di noi. E poi il vostro concerto, i brani scelti con grande sensibilità e il modo come li avete interpretati ha reso possibile godere di un momento che non potremo, grazie a Dio, mai dimenticare. Che da dire? Grazie a Dio.